Allora, vado a rivedere le rune che ho usato. Minchia, gioco pure in topless, ragazzi. Dovreste essere contenti. So che sareste più contenti se giocassi in topless. Però, accontentatevi della top lane. Prova la feroce potenza della natura. Andiamo. Chi cazzo è il loro top? Ma che cazzo di team c'hanno? Kindred, Gwen, oddio, non si capisce. Kindred è il jungle. La loro bot lane è composta da. Chi è la bot? Non perché ho lo smite, no! Qualcosa non va. Dove è finita la partita? Ma come? Beh, nessuno. Non è che mi hanno bannato. Ma non possono bannarmi mentre sto iniziando un game, così adesso lo rovino agli altri. Ma che cazzo sta succedendo? Quale gruppo? Ma che partita c'è in corso? Ma io non sono in game! Cosa devo fare? Mo mi segnala per AFK. Ecco perché la gente crasha nel gioco. Ma è il client che ti fa crashare da solo. Cioè io non ho fatto niente. Stavo per saltare la mia partita e adesso sono AFK. Mo questi fanno FF. Ok, si è aperto. 20%? Non è un buon segnale. Dai, ti prego, carica. Cosa devo succedere? Perché è ferma 20? No. Una topina. Allora, live game. Dimmi che non siamo in live game. Eh? E quanto dura questa partita? 46 466.915 ore. C'è qualcosa che non va. Ma ho sentito il suono della fontana. E dov'è? Oh, forse va. 29, 30. Oh, dai, ti prego. Niente ragazzi, qui. Storia lunga. 36. Ma perché fa queste cose? Se non vuoi giocare basta dirlo. Sì. Colpa mia. Oh, non c'è bisogno che insisti. Se non vuoi giocare a LOL, basta, ti preoccupare. Fermata di login simulator. Sentite, facciamo una cosa. Alt F4. Riconnetti. Riconnetti. Perché fermo? Perché questa partita è inloggabile? Ma loro che stanno facendo? Oh! Siamo. Such a shit game. Tutti AFK! Perché ho questo? Perché ho lo smite? Ma io l'avevo cambiato! Sono da solo! Sono tutti AFK i miei compagni! Sono l'unico che è riuscito a salvarsi dopo queste. Oh cazzo. Aia, non ho il campione giusto per fare un 1v5. Speravo in un altro, però. Va bene. Magari avessi avuto, che ne so, Evelyn. 1v5 è l'unico superstite, la landa è mia. I miei compagni sono tutti lì. E ho lo smite. Oh cazzo. Ah, loro sono tutti vivi. Yeah. My team. Come faccio? How many AFK on your team? 4 AFK. I'm alone. Be ready. 1v5 incoming. Vabbè, ragazzi. Concentrazione. È in questi casi che vorrei. Addio, ma sono tutti! Mi date una pentola. Cosa facciamo, ragazzi? Nessuna resa si combatte fino alla fine, certo. Ovviamente. Guardate come flutto, io sono asceso. Ma che cazzo? Io non lo so. Però loro non sembrano intenzionati a fare remake. Ah, faccio remake. Ma è divertente. You can remake?
Quanti anni fanno loro? No, stanno tornando. Weekend 1v4. Loro possono farcela. Ma adesso ho già un nuovo compagno. Aram Veigar, Kemir. Stanno tornando. Vieni Veigar. Siamo in due adesso. Aram mid. Siamo in tre. Stanno tornando. Non vi preoccupate. Renuir, welcome back. Niente, tutti ritornano e poi ovviamente vengono tutti 5 in mid, non si sa, questa è la cosa più strana che abbia mai visto. Ok, se tutte le partite fossero così sarebbe molto migliore la community League of Legends. Ok, bot support to bot lane. Ok, ok, I return top, so. Veigar mid. Poppy bot. Vabbè, va bene. Va bene. Uno per lane ci sta. Dobbiamo giocare. Bisogna organizzarsi con i nemici. Nemici, come facciamo a giocare questo game bene? E qui la partita la decidiamo a tavolino circa. Tipo una, come se fosse una custom. Adesso quasi mi dispiace uccidere Gwen, perché c'è, insomma, carina. Ah, però è forte sta Gwen. Oh, ha 18 farm, come mai? Ha farmato tutti i minioni della mid. No, allora ok, non avrò pietà. Il volleyball più forte del mondo. Ok, ok. Top hinted. Ok, ok. A posto. Ah, se non ero l'altra volta, avevo iniziato con sta roba. Comunque, appunto, non è male. Perché la mia E, la mia R e la mia passiva scalano con la P. Che strana roba, ragazzi. Che strana roba. Non è stato ucciso, no! Ma loro c'hanno il jungler che noi non abbiamo. Hanno questo vantaggio. Anche perché i nostri compagni stanno rispettando troppo. Nivia è molto contenta perché dice: sono contento di vedere che entrambi le squadre non hanno preso una di carry. Perché vaffanculo gli di carry. Come picchia, guarda come picchia. Bam! Il colosso della top lane. Raid boss volley. Io gliel'avevo detto, ragazzi, che facevo 1v5. In questo caso sarà un 3v4. Nuova modalità di League of Legends. Benvenuti nella 3v4. 2 bot, 1 top, 0 mid. Contro
Uno top, uno jungle, zero mid, due bot. Ok. Cosa avrebbe fatto arciere congelato al nostro posto? Pensiamoci sempre. Con le blind livello 5, sì sì. Ma in realtà al tempo sì, devo attaccare molto velocemente. Buonasera, che si fa stasera? Si cerca di giocare una partita normale a League of Legends, ma non ci si riesce. We are the Warriors, sì sì. Come può essere valida questa partita? Infatti non sarà molto valida, cercheremo di renderla valida noi. Mamma che danni che fa. Allora, penso che faremo la Q per seconda per andare più veloci e per avere meno cooldown. A un certo punto sbloccherò la jungle anche. Madonna, che riflessi! La canna è pericolosa. Secondi alla ulti. Ok, non se ne è accorta. Bene, 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 bene. Se non avesse schivato quella, comunque la ultavo. E se l'avesse schivata, l'avrei ultata. Bene, ragazzi. Questa è una nuova modalità di LOL. Simpatica. Beh, facciamo così. Vedo un po' tutti. La spazzatura. Fondo. Gli assenti. All'appello li togliamo. Yeah. I will jungle too. Cioè, non mi è nemmeno cambiato lo smite, capite, questo client. Cioè, pure lo smite, che in realtà è una cosa vantaggiosa perché io adesso inizierò a fare il jungler, però prima faccio la torre. Oh, guarda Gwen che ha cambiato lane, perché almeno lì vince, visto che non c'è Volibear. Almeno contro nessuno è più forte. Ok. Guarda te, guarda te. Comunque, prima torre fatta. Azz l'herald da parte dei nemici. Ok, ok. È tempo di fare il jungler adesso. Un alleato è stato ucciso. Che scarpe avevo fatto l'altra volta? Mi sembra le scarpe attack speed. No, quelle magiche. Ok. Oh cazzo! Ma siete dei bastardi se usate l'herald così. Cioè, io ho fatto la torre senza l'herald, la prima torre già. I can jungle now. Serie di uccisioni interrotta. Ovviamente devo pulire comunque le wave. No, questa me la pusha. Però adesso posso fare la jungle. Andiamo. Consigliesti un campione da utilizzare appena iniziate le rank? Sì, sì. No, non lo so. Oh, non ci penso. Non ho idea. 300? Tutto mio! Questo Volibear si erge sovrano sulla landa. E lui stesso ha creato.
Gank incoming. Il top laner che in realtà era tutto. Top, mid, jungle. Gliel'avevo detto che arrivava l'1v5. Raid boss volley. Lo sapevano. Ha smaitato me, si è sbagliata. Faccio quello che mi pare. La landa è mia. Adesso ganko la mid. La tua torre è stata distrutta. Adesso faccio un po' il mid laner. Le nuvole la mia pelliccia. Ok. Questa è su YouTube, assolutamente, ragazzi. Is this funneling? Mamma raga. Che cazzo di game. Bellissimo. Raid boss volley, l'hanno sempre saputo. Vediamo un po' lo smite, anche se sembra non servire. 3200. È il momento di fare un po' la top lane. Vai, vai, vai che ganko. Vai che ganko. Vai che ganko. Grande top. Bravo, bravo, ingaggialo. Bravi minion. Attenzione, gank da parte del jungler. Che sono io. Al top laner, che sono sempre io. Gank incoming. Ok, bravo top laner e jungler insieme. Sono tutto quanto. Ho 140 di farm al minuto 15. Quanto farm in mid? Go fuck Akite! No, non voglio scopare il kiting. Ok. $3600. C'è un secondo prezioso da perdere. $26 stack, ok. 4000 di oro. Fammi andare. Prossimo oggetto, Winsu. Non vi preoccupate, ragazzi, siete stati fortunati a trovarvi Volibear in squadra. Buonasera, quanti Afghani to game? 2. E loro 1. Minchia, che paura, pensavo fosse la gabbia di Veigar nemico. Oh, l'hai salvato. Vabbè, vabbè. Thank you, thank you, thank you. 5 gold. Va bene, è il momento di fare questo. Raid boss Volibear. Questa, la cosa bella è che è bilanciato il game, perché siamo 3 contro 4. E loro quindi pensano di essere in vantaggio numerico e di riuscire a vincere. Però io ci sono io che sono 7-0. Ok.
Vaffanculo. Era tempo di mostrare la nostra vera forma. Ride boss voli. Zeus. Just saying, if I suddenly wall off Shane is all your. I'm definitely not giving him to him. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. 20. Abbiamo già. L'ho già stato giungla a 20 stack. Vedete, bisognerebbe sempre giocare con lo smite. Mettete che il vostro jungler va AFK. Almeno potete farlo voi. Non si sa mai, è versione di sicurezza. Jungle securing. Ok. Abbiamo la Gwynx. Ora abbiamo danni magici, danni fisici. Ora dobbiamo diventare tank. Quindi compriamo. Vediamo. Cugino giocare in top? Nah, cugino Chad gioca un champ in tutti i ruoli. Sì, sì. Vacci, vacci. Baitala, baitala. Fuggono dal re della landa. Io passo anche i muri, o me ne frega un cazzo. E li ripasso. Il voli. Che cazzo è sta roba? Mamma. Deserved. Un killable demon for volley, I think. Loro l'hanno sempre saputo. Oddio, raga, sta partita è divertentissima. Voi sono anche simpatici. 220 farm al minuto, 22, ragazzi. Abbiamo più di 10 farm al minuto, tipo 11, 12. Porca troia. Boom. Just like I said, I knew it was coming. Lo sapeva che stava per arrivare. Lo sapevamo tutti, ragazzi. Il potere di Zeus. Quanti danni mi hanno fatto? Ai ai ai, magici, fisici, un po' di tutto. Ok, 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 ok. Allora. Ok, in 5 mi hanno ucciso. Questo non va bene, non va bene, io non posso morire. questo è interessante. Questo non troppo. Però questo è interessante. Anche questo per i CC. Facciamoci questo, iniziamo a diventare un po' tank. O se no qualcosa che dia... No, ruba vita già ce l'ho in realtà. Abbiamo questo che dà ruba vita globale. Un totale di 11%. La tua squadra ha distrutto una torre. Una 3v5? No, era solo la fase 1 del boss. Ti prego, Gino, invita Gene Nive nel prossimo game. Oh, cazzo, quello è importantissimo per me, da sia attack speed che cooldown.
Voglio la penta, ma sono 4, quindi non si farà mai penta contro 4. Hanno il Baron loro. Ma Kindred mi fa tantissimo danno. Ma va bene. Prossimo oggetto armor. A questo punto potremmo farci anche la corazza, così corriamo di più, perché abbiamo sia questo per correre sia la corazza per correre. Così vi corro proprio in faccia. Di solito questi skill ci sono tipo al minuto 5. A me sembra di più di un 1v4. E come ti sembra? Ah, l'unico fastidioso è Shen, che non mi impedisce di fare gli attacchi base, no? Però... queste cose qua sono 132, questo fa... 160. Questa fa 900. Fisici, danni fisici. Cosa succede se le vecchie... Sono di nuovo facendo il Baron. Mio! Preso. È arrivato il raid boss. Ok. Tanti danni, cazzo. Fanno davvero tanto danno. Purtroppo muoio. Le stai saltando, tanto già lo sapevano tutti, anche il cliente, per questo non voleva saltare la partita. Purtroppo muoio, c'è questo piccolo problema. Però adesso anche il mio team ha dei tagli sulla testa. Bella farma, grazie. Qua servirà qualcosa per lei. Intanto devo farmare dei campi, perché ho solo 9. Mi mancano 9 campi e ho fatto il mitologiato da giungla. Prendi il Jaxxho, idea di merda. Perché il Jaxxho mi... cioè, dovrei togliere questo. E quindi farei schifo al cazzo. Adesso faremo un altro oggetto al posto dell'oggetto da giungla appena me lo levo dal cazzo. Così facciamo una partita a 7 item, visto che siamo in meno, almeno avrò 7 oggetti invece di 6. Non so quale sia, ma se ti fai quell'item che non ti fa ricevere i crit, Kindred non ti può più fare... Ah, è Randuin, è vero. Il Randuin potrebbe essere interessante contro Kindred. Sì, penso che farò quello. Saltelli c'ha sta puttana. Ok. Ok, ok, ok. Dai che mi manca. Mancano 2 campi. Ultimo campo. Ah, oh, tolti.
Vado a fare il drago. Troppo attack speed sto coso. Adesso facciamo l'ultimate per i critici. Shottiamo i draghi qua, perfetto. Finalmente ho sbloccato il settimo item. Poi posso vendere qualcosa per le scarpe. Tanto prendiamo questo. A posto, bellissimo. Ok. L'orso magico, ragazzi. Che partita. Adesso vorrei un oggetto da danno al posto delle scarpe. Visto che abbiamo tutta questa attack speed, non sarebbe male un altro oggetto attack speed. Ma quale? Lama del re? Speranza perduta? Mi piacerebbe molto la speranza perduta. Dove anche un po' di main speed. Inoltre fa 80 danni magici in più. Ok. Ora fightiamo con la squadra, benissimo, siamo tutti gruppati. Tutti e tre. Ora siamo pari, 3v3. Boom. Ciao Anivia. Qui sta lavorando con i nemici. In realtà è doppio giochista. Di conseguenza questa partita è un 2v5 versus... No, è un 2,5 versus 4,5. Bella! Questa è stata bella. Ottima combo, cazzo. Non ci avevo pensato a Veigar... Veigar Poppy. Fai danno di mago full AP e sei anche tank, esatto. Questo è Zeus, ragazzi. Guardate quanta vita ci recuperiamo. Bene. Ora ci prendiamo questo. Anche questo per curarci, non sarebbe male, però in realtà c'è questo. Ora abbiamo gli attacchi che si applicano tante volte sul colpo. E facciamo 80 danni magici in più. 69 danni magici in più. E quando abbiamo 5 cariche facciamo 167 danni magici. Più altri 160. Quindi facciamo 320 danni magici a tutti i nemici. Due volte ogni tre colpi. Anzi, tre volte in due colpi. Quindi... è un bordello, ragazzi. Guardate qua. Che forse è esagerato. Adesso appena ti finisce, scendo la roba. Vedi come ti sciolgo. Porca troia, quella mi fa un sacco di male. Bravo, l'ha ucciso.
Purtroppo non avevo modo di saltare in testa perché ho usato sia il flash che la ulti per cazzeggiare in mid, quindi avessi tenuti lì avrei potuto fare qualcosa. Ti facciamo solo Baron ovviamente, non è un problema. Se non mi avessi aiutato avrei gradito. Tanto facciamo anche in solo. Volibear.exe ha smesso di funzionare, è troppo forte. Ora facciamo anche questo. Ragazzi, abbiamo preso due Baron, quattro draghi, senza jungler. I'm also the jungler. Minchia. Beh dai, da solo ho fatto jungle top e mid diff. È stata una partita bilanciata. I don't know, the mid this game was good both sides. Sì, in realtà questa partita è bilanciata. A parte il fatto che in 3 contro 4 abbiamo 20 kill in più di loro, vabbè. Ma forse l'ultima lane del bilanciata era la mid, 0v0. Non è sopravvissuta molto. Boom. E con anche il lethal tempo, tutta questa attack speed. Non riesco a provare la mia build perché li sciolgo prima ancora che niente. Ecco, è come è ricominciata la partita. La partita era iniziata così. Solo che adesso sono cambiate un po' di cose. Quando giochi 3v5 i miei nemici pensano che sia sbilanciata. GG. Best game ever. Bene ragazzi, bene bene bene. Che cazzo di game ci è capitato? Mo, no, non funziona più il client di nuovo. Magic Lake o Mystic River? Fantastici. Dai, onoriamo Poppy. Che Poppy ha counterato pure Anivia, perché aveva sia il muro di Veigar contro cui poteva sbattere la gente, sia quello di Anivia. Mamma raga. Penalità assegnata, penalità assegnata, penalità assegnata. Benissimo. In realtà non è giusto che abbiano la penalità queste tre persone, però vabbè. Riot fix client. Thanks. Cioè, Riot dovrebbe fixare... Cioè, queste persone non sono riuscite a collegarsi al game perché si è buggato tutto il gioco. E non era colpa loro che... per sto crash. Quindi vabbè. Magari questi verranno veramente puniti mentre chi va off davvero no. Infatti, cioè, è incredibile.